Anacronistico e scorretto. Sono queste le pesanti accuse che l'assessore Telesca ha rivolto al dottor Zalucar la scorsa settimana. Dottore, come possiamo rispondere all'assessore? Innanzitutto credo che agli attacchi personali non meritino una risposta. Alle mie critiche tecniche sul fallimento della riforma sanitaria, l'assessore Telesca, invece di replicare con fatti, con dati oggettivi, ha preferito l'attacco personale. Probabilmente non aveva argomenti tecnici credibili con cui controbattere. La accusa di essere in particolare anacronistico, ovvero contrario ai cambiamenti e nello specifico ai cambiamenti del 118. Ma i cambiamenti sono apprezzabili quando sono migliorativi di un sistema e non viceversa. La riforma Serracchiani sul 118 ha prodotto ritardi enormi su tutta l'attività di soccorso in tutta la regione, in particolare a Trieste, dove nell'80% delle urgenze le autoambulanze arrivano in ritardo. Questo significa che 8 malati o feriti gravi su 10 devono attendere soccorso ben oltre tempi leciti e ragionevoli. Non c'è nulla che si possa fare subito, almeno per tamponare le situazioni più gravi? Ma sì, qualcosa si potrebbe fare da subito. Consideriamo che l'attuale sistema di centrali operative è un doppione. Cioè, se io ho bisogno di soccorso sanitario e faccio il 118, la telefonata viene passata automaticamente alla centrale del 112, qui mi risponde un operatore che non ha la minima esperienza di emergenza sanitaria, mi tiene al telefono 1-2 minuti con domande per lo più inutili e solo dopo mi passa alla centrale 118, dove finalmente mi risponde un infermiere esperto e così comincia la catena dei soccorsi. Quindi il rimedio è evidente, basterebbe che la telefonata 118 arrivasse direttamente alla centrale 118. Quindi la soluzione tecnica è semplicemente deviare la chiamata 118, che adesso anzi è deviata al 112, sulla sua centrale originale. A questo punto però che fine farebbe la centrale di Palmanova, il 112? Può rimanere dov'è, nulla vieta che possa coesistere con il 118. Lo straniero che non conosce questo numero chiamerà il 112, io cittadino italiano che ha bisogno del soccorso faccio il 118 come sempre e in questo modo verrei connesso direttamente con la centrale 118 senza assurdi sbarramenti.